riceve soldi per vendere abbonamenti a una banca. Si può pensare come sarà quella banca. Altro esempio, questo è positivo, però è in causa Venenum, però c'è il cattivo del positivo. Marina Bonandin riceve dal Lloyd Adriatico un orologio da 1,5 milioni di lire, al tempo delle lire, una pepita d'oro che lei regala all'associazione per la ricerca contro il cancro, dal Lloyd Adriatico. Viene da pensare che anche altri giornalisti economici abbiano ricevuto la stessa regalo e non l'abbiano detto nulla. No, è una maldicenza, lo so. Azimut offre un viaggio a Dubai con visita delle moschee, al Souk, città nel deserto, cotte sulle dune, di 3 giorni, il 17 e 20 novembre 2006, per una breve conferenza stampa. Lo offre i giornalisti economici. Forse adesso capisco perché tanti giornalisti economici parlano così bene i prodotti dell'Azimut. Alan Friedman, noto giornalista, fa pubblicità a Lloyd Adriatico. Lubrano viene pizzicato dal giurì della pubblicità perché fanno pubblicità al Banco Medio Credito Lombardo, anche lì che non andava tanto bene. Ora a questo punto, cioè, come dire, la situazione del giornalismo economico non è bella. Va bene evidentemente abrogare l'ordine, ma qui viene in mente che sarebbero da abrogare anche molti giornalisti. Grazie di veramente, sei sempre disponibile, no, non sei mai lungo, sono gli altri che sono lunghi, noi siamo semicorti. Allora, come in tutte le grandi manifestazioni, qualcuno smarrisce le cose più strane, quindi c'è un passaporto di Paiardi Luca. Paiardi Luca, noi abbiamo il tuo passaporto. Se non vieni entro mezz'ora, cambiamo la foto e lo ricicliamo. Grazie. Paiardi Luca, ce l'abbiamo qua. Grazie. Allora, adesso siamo collegati con un'altra piazza straordinaria, un meetup formidabile, formato da centinaia, non so quanti sia. Milano! Milano, ciao Milano! Ragazzi, qua è un successo straordinario! È un successo straordinario, anche meglio dell'8 settembre! Le nostre 4 piazze erano piene oggi, adesso siamo in Cairali e vi stiamo trasmettendo da Cairali! Un successo straordinario e noi continueremo a raccogliere anche domani e dopodomani e anche il 30 con il Comitato Pro Summit qui a Milano! Grazie di esistere, Beppe! Grazie di... Grazie a voi, ciao, grazie! Ciao, grazie, ciao! Ciao! E adesso cominciamo con un altro giornalista, sì, un altro giornalista che io non conoscevo, che ho conosciuto sulla rete, mi ha stupito, faceva dei pezzi su YouTube, perché lui lavorava presso un emittente o qualcosa di simile, e faceva delle analisi perfette, con una dialettica perfetta, sulle persone, sui direttori di rete, sugli altri giornalisti. Un uomo che diceva anche lui i nomi e i cognomi, sono questi che dobbiamo conservare in una bacheca di vetro e dobbiamo proteggerli. Voglio presentarvelo, si chiama Martinelli, un giornalista, grazie Martinelli. A te. Buonasera. Devo dire che sono un po' emozionato, la telecamera non ti fa vedere chi c'è dietro, però effettivamente vedervi così in tanti fa un certo effetto, spero di non dire stupidaggini. Allora, intanto io non sono un giornalista in quota fi o in quota an, senza o finale, non sono un giornalista in quota prc, o piuttosto che sono in quota internet, visto che in internet la parola quoto è molto sentita, quindi quotiamoci con internet, grazie alla rete, grazie a Beppe Grillo. Allora, io vorrei solo dire che in questo momento cioè l'informazione è considerata il quarto potere. Io non ho grandissime esperienze in Rai e Mediaset, nel senso che ho già avuto a che fare così sporadicamente, però poi quando ho scoperto l'andazzo non ho più ambito a entrarci, non mi sono più messo lì al telefono a chiamare continuamente per hai visto il mio curriculum, mi chiami, mi fai, non me ne frega più niente, perché ho visto che non è il lavoro che mi aspettavo di fare. Comunque, a prescindere, attualmente io sono in una TV locale, è una TV regionale, si chiama Studio 1, ha sede a Treviglio, e
ho questa libertà, questa fortuna, e ringrazio anche il mio editore che non ha tessere di partito in tasca e che mi concede di quantomeno fare un po' di analisi, quindi semplicemente vedendo i giornali, rapportandosi a un minimo di fatti, documentandosi, si fa in fretta poi con un linguaggio semplice a spiegare come stanno le cose. E qui sta il segreto dell'informazione. L'informazione, secondo me, non è il quarto potere, è il primo potere, perché dipende da quello che sappiamo. La decisione di ciò che poi facciamo alle urne dipende molto da quello che sappiamo dei candidati. E anche quest'anno devo dire che c'è state elezioni. Elezioni illegittime, come Beppe ha ricordato spesso, grazie ad una legge incostituzionale e che ha messo appunto al governo questi signori dopo che un certo Silvio Berlusconi ha calunniato un ministro in carica che era Antonio Di Pietro da Vespa senza che Vespa dicesse nulla. Io devo dire che la TV non la guardo mai, io lavoro in TV, però mia moglie ogni tanto la guarda, mi chiama e mi dice: vieni a vedere chi c'è, ho visto quei due minuti lì con Berlusconi e Vespa che era inchinato, mi è venuto di fare quel video lì perché bisognava sintetizzare insomma quei 4 minuti, cioè un giornalista che prende quasi 12.000 euro a puntata per lasciar dire qualunque cosa senza contraddittorio. Ecco, io sono d'accordo con Berlusconi su alcune cose. Intanto la legge della par condicio, secondo me, è una buffonata. Ha ragione quando lo dice, perché la par condicio non è che un elettore sceglie un candidato perché ha parlato 10 secondi di più. Lo vota perché quantomeno si fa un'idea guardando la TV. La TV è ancora un grosso mezzo di penetrazione e c'è da dire che purtroppo la gente si fida di quello che vede. E se io, anziché vedere i processi a Vanna Marchi, vedessi i processi a Berlusconi, come fa Striscia la Notizia? Vanna Marchi è diventata il problema degli italiani. Io vorrei vedere una volta Valerio Staffelli che rincorresse Previti, che rincorresse Dell'Utri, con il tapiro. Bene, lasciamo un attimo la piazza di Torino. Eccoci tornati. Giovanissimo risolto. Allora, siamo qui con Daila che vediamo in diretta. Daila dalla piazza, ma nel frattempo chiamiamo. Adesso possiamo salire con loro, ma prendono il computer. Va bene, adesso però abbiamo la possibilità di chiamare tutti quelli che prendete queste inquadrature. Assolutamente. Chiamiamo tutti i banchi della raccolta firme che ci hanno richiesto di andare in onda poc'anzi, quindi finalmente Ettore Marini, che è in attesa da 2 ore circa, adesso possiamo mandarlo e infatti lo mandiamo. Andrea, eccoci Ettore. Ettore, ci senti? Sì, ti sento. Benissimo. Allora, come sta andando? Noi non andando molto a... bene. Sta andando molto bene. C'è molta gente, sì. Benissimo, dici, ecco appunto, da dove ci stai contattando? Noi al momento non riesco a vedere il tuo video, prova a riavviarlo. Sì, mi senti? Io ti sento, prova a riavviare il tuo video però. Da dove ci stai chiamando? Prova a riavviarlo. Sì. Al momento, ecco, ma a brevissimo, eccoci. Si sta aprendo forse il tuo video. Io ti sento bene, però ancora non riusciamo a vederti. Se intanto ci vuoi dire... Adesso però... Sì. Dimmi, parla. Sto chiamando da Fano. Perfetto. Sto chiamando da Fano e c'è con noi Andrea Busetto, sì, che è un produttore di latte. Purtroppo noi ancora crudo. Non riusciamo, guarda, mi farebbe piacerissimo riuscire a vedere entrambi, purtroppo non riusciamo a vedere il vostro video, provate a avviare il vostro video, perché non riusciamo a vedere. Pronto? Pronto? Mentre... Pronto? Mentre... Pronto?